tira piuma anch'io. Ecco il ponte del Trenino. Quando avrai la mia età ne prendi poi una anche tu. Quella là, macchine d'epoca. Fantastica, vedo qualcosa una volta anch'io. Scusi, onde evitare che dico filmato che faccio, che cos'è questa manifestazione qui? È un raduno nazionale di lancia, del Lancia Club Italia, organizzato per far conoscere il Biellese dal punto di vista turistico e visto che abbia lancia, caga mai nessuno. Non solo voi probabilmente, caga mai nessuno. Complimenti, grazie e buon lavoro. Salve. E c'è solo il cammino. Andiamo a vedere che cos'è questo. Esatto, D33 di 11B, la godere bocca. Assolutamente no. Qui anche pesce. Porca miseria, sei quella là? Europa, vista dall'alto. Fermiamoci già pure qua. Scusa, è tutta così o è tutto come l'hai fatta tu così? Tra le due è meglio quella là però. Ah beh sì. Buon, grazie mille. Sì. Ciao. 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 Eccolo lì il sentiero, ma cazzarola, e qui è già impossibile prendere. Ah no, eccolo qua, eccolo qua. Proviamo, andiamo su fin dove andiamo e poi scendiamo. Non ho mai trovato niente. Eccolo qua. Non solo per me, per tutto il cambio. Torna. Penso che sia sopra lì. Lì siamo partiti di là. Scendere di qui, scendere. O cado, mi faccio male o mi diverto di più che salire. Fantastico. Guarda che roba su quella batteria. Sono un testa di cazzo perché da solo non devo neanche venire fino qui. Adesso miro ad andare fino sopra. Sono partito di là. Minchia. È le 5:30. Dovrei essere dagli 8. Sono proprio senza. Che testa, senza cognizione.
domani sicuramente riposo. Adesso basta. Quanto manca arrivare al poggio? Lo guardiamo stasera nella mappa. Guarda come viaggiano le nuvole, meglio che vado giù, che almeno non prendo l'acqua. Vediamo, così il camion è a posto, se riusciamo. Questa roba qua, mi staccavo da... Sono le 17:20. Guzman, Gaino. Ah, sono quelle che c'erano su allora. Avviato, vediamo, la prima che indica appoggio sarebbe questa, ce ne guardiamo bene, profumo di cippa, la strada l'avevo già vista ieri ma non mi sono fidato, certo che se l'ha stricata così no, sono inizio, tentativo di qua, provo di nuovo quello di ieri della Muagna, e se non vanno bene né uno né l'altro arriveremo a piedi. Là era il petto superiore dove sono andato ieri, strada di sicuro per andare su non costerebbe, ma va al petto. Ed è questa, eccola qua che bella. Vabbè, nel video sembrava a sentiero di due, nel video sembrava molto più in piano, però
là e dove sono andato ieri. Fantastico. Mora, dove si va? Per sopra il tetto, bella botta, possibile, impossibile, mette le gomitiere, no, non metterle, mette le gomitiere, no, non metterle, e voilà. Di 12, di 2, ha messo il trovo. E di 2 mi fa passare che io il quart. No, vado a farmi quella là, dai. Vado a farmi quella là. E lui deve star lì. Qui, bella botta. Capo, per andare dalla parte di là e cercare di salire verso il poggio, posso passare di qua o no? Eh? Senza andare di nuovo sotto sotto. Ho provato ad andare su di lì, ma... sono arrivato a un certo punto. No, ma devi prendere lo strato qui adesso. No, lì è brutto. Non ci sono? No. Ah. Neanche di là anda su il poggio. Neanche di là anda su il poggio. No, no. Vado tranquillo. Di là, di là nella zona dell'erbo, di là è qui. Ah sì? Di là nella tessera, qui. Ah guarda? Ah, meno male. Ah, no, 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 dante che lei c'è? Ah, più. Mi sono scusale, neanche sono chissà dante. È già la seconda vira che viene. Ieri io andavo fino a un certo punto, poi io vado ad andare a piedi la macchina al meccanico, a biela entro 6 ore, io demoralizzavo e giù. Io guardavo di cartine, io guardavo da lì, adesso io arrivavo, la baita che è lì, sulle me che stiamo, sta baita qui me che stiamo, diavolo, qui al... Ah, io guardavo la cartina che mi mandava fino a qui. Quello da là lei? Ah. Fatto sta che però lì marca, gli è il dubbio color lì, da andare da lei la cosa, mica un da su una, io puggiamo in tal quert che a pole ne passa. A pole ne passa a per. Ah, però da là è praticamente la parte più lì da lì da bike. Ma forza comunque le dritte lì, no, aiuto a pusela perché sennò aiuto a provare ieri. Ma è il punto più facile? Ma sì, è facile. È perché io provo anche da là, a parte da Dante Caviera via lì di Europa, ah, a Piangè, di Ben. Piangè, io fermamemi. Per ognuno giro a poi, io dico, ma me che lei, no, le tutte parecchie con la bicicletta dove ne è? Ma anche lì c'è una bella stretta, va? Sì. Sì, la stradina è prima, è tutta... Guarda che chilometri che è da lì a Sura. Parla chilometri. Ma sta sempre a chilometri. Di chilometri. Vabbè. Adesso qui dice che attraversa il culo... Attraversa la passa di qui. Passi, io dico che è tutti i tre lì. La set passi, boh. Va bene. Per mangiare lì, per là, tutto il perimetro qua, della speri là... Io mantengo qui? No, è la stradina, quel perimetro. Ah, è la stradina, il val la stradina loro. La scossa lì o no? Eh? Il recinto, la scossa? No, no, ma no. Ah.
posso uscire tranquillo. Ma passa giù qui, Galetto. Ma giù qui, ma... Giù qui, ma... Ma passa anche la bora, va. Te quella bora mica capisci neanche quello che vuol dire, sono da qui, ma... Se capisci. Ma c'è pazienza, per favore. No, le tigre devi avere pazienza. Non mi... Mi rende sutta. Va via lì. Lì tra qui, quelli per traversi là. Lì. E lì trovi la stradina. Traversi il pianeta lì e giù. Va bene. Letto destino. Grazie, buongiorno. Ciao, buongiorno. Un'isola felice, ti voglio una trovare anche un'isola felice. Sa che facevo prima a fare il giro, guarda lì le brutte, guarda qui le belle, guarda di me le brutte. Pensa se vuole le brutte, mi cale là. E qui le belle. Le zanzare di dietro, che cane, porca troia, che cane qui. Primo step. Segna le 16.07, vediamo se ce la facciamo in due ore, è buono, quindi vuol dire arriva sopra per le 6, se ce la facciamo. Quello ci ha già riempito, ci ha già allargato il cuore dicendoci che qui non ci sono le dita, però non bene. Adesso un pezzo lo facciamo pedalato come ieri. Poi quando arriva quello che non si può pedalare, andiamo su con calma. All'altarino di ieri. Mi rovino tutta l'erba. Lì dove ho aggiustato il cambio. Bicicletta con un gran motore, resto stupito come faccio a girare senza rovesciarmi, grande grande bici. Allora sembrava era impossibile, qui pende
altro che se non mi sono rovesciato. Non giro, stavolta giro, ho girato più o meno, però rispetto a ieri mi sono alzato ben bene, non è quella lì la pietra di ieri, ma è un bel tiro, ci pensi, non sono mai sceso, cioè non l'ho mai spinta, non è che non sono mai sceso, è diverso. Sì, sono andato meglio di ieri, ma non proprio, una passeggiata, sì, meglio di ieri. Vediamo solo che si spiana un po' potrebbe pedalare così, riuscissi a pedalare per dritto come sto pedalando per rovescio sarebbe fantastico. E adesso qui devo stare basso qua, mi salgo dopo, no? Vediamo. Alpe Sette Fontane, eccola lì, da qui sarebbe una cagata, cioè cagata no, però andare giù lì, passando lì, non sembra tanto pendente, dopo vediamo, l'importante è che cominciamo a vedere da che parte dobbiamo andare per il poggio, sperando le vittere, anche se con me un film è troppo scusato, okay. Devo andare là sopra e poi speriamo che non sia la seconda cresta, perché se è ancora quella là arrivo alle 8. Io qui sono venuto decisamente meglio di ieri. Ieri l'ho lasciata qua, oggi proviamo, se vuol va piano piano, ce ne frega di quanto ci mettiamo, proprio non ce ne frega, l'importante è arrivarci sani e salvi. Sperando che dopo sia più morbido, perché se è così è da farsi venire un infarto. Minchia, ripido, è ripido, alla faccia, è ripido anche dopo,
fai a ripido anche dopo. E ci risiamo, Alpe Sette Fontane, dove ero prima che ho trovato, sì, credo, no, l'ho trovato qua quel pastore, no, no, non l'ho trovato, quello che mi ha lasciato passare l'ho trovato qua sotto. Fino qui si può anche arrivare, qui non si può passare, lì non si può, purtroppo, ma il rischio è altissimo. 137, se vuol che andasse. Qualche rumore sibilo si sente. Croce del Moclone, da qui fino là andiamo, se no metto male che prendo la bicicletta. Qui si riesce anche a scendere, ma passare di là tutte le rocce sarebbe pedalabile, ce la farei, ma mi va su troppo le pulsazioni, quindi non posso rischiare di pedalare qua, che come pendenza non è che qui sotto ho fatto peggio, non c'è i buchi, ma probabilmente adesso qui sale di là e girerà intorno. Qui la pendenza sarebbe pedalabile, ma con questi alti e bassi che mi massacrano, questi scalini qua, tira sulla ruota davanti, dai il colpo per la ruota dietro, non ce la farei fisicamente, non è che tecnicamente non si possa fare, ma fisicamente no. Poi qua adesso, ma qua se fa possibile tecnicamente salire. Non c'è da pensare che scendo sulla bicicletta in questo momento qui, più tardi non sono, in questo momento qui è stato confusionale come sono, non ci penso nemmeno. Vedo duro anche oggi. Sanare este dolor.
il vento adesso, stara, colata di vento. Mi rifà che mi giro qui, ci dirò qui, che sono neanche io qui. Mucrone, croce del mucrone. Io non so come fanno quelli che vengono in montagna a camminare, non ho la più pallida idea. Sono già morto. E qui si scende sull'erba. Ma se ci arrivo in bici è sicuramente l'ultima volta. O ci calano con l'elicottero. Che paura, anche pensare, è una delle poche volte che mi fa paura pensare che devo tornare indietro. Qui non spina cacchio. E fa paura anche farlo andare giù. Fare una piega. Fino a tutti i treni là, piega. Il 17.05, è un'ora. Un'ora dalla sotto venire qua. Sì, adesso ce n'ho meno, quindi al massimo un'altra ora. In giù, in condizioni normali si fa, ma in condizioni massacrate così non so,
se mi riprendo un po' di... che no, che... Punto è che nel cortile aggrappa, va via come una scheggia. Qua per un po' aggrappa e poi non aggrappa più, e o tira o spingila, è peggio che camminare da soli. Dovremmo puntare quell'omino là e poi girare qui l'altro omino e poi la vediamo, l'ultima cresta. La giornata è stupenda, non c'è una nuvola, sole bellissimo, caldo. La temperatura la leggiamo dopo, ma si sta veramente bene perché arriva questa arietta. Eccolo là, finalmente la croce, finalmente comincio a vedere qualcosa, anche se torno indietro adesso. Almeno la croce del poggio l'ho vista. Dalle 7 stamattina mi sono svegliato con st'idea balsana, nonostante ieri avessi detto, sono già andato ieri, la prossima volta lascio passare qualche giorno, oggi non vado, ieri ho detto ieri, domani non vado, e poi sono coglione. È ancora lunga andare fino là, eh. Allora là la croce. C'è da dire che poi l'altra sarà vicina, ma prima di arrivare ancora quella lì. Per fortuna che speravo che spianasse. Ci avviciniamo alla croce, ma è sempre ancora lontana.
poche centinaia di metri e dovremmo esserci. A scendere, anche se scendiamo a piedi, sarà meno fatica, però uno spettacolo qua sopra. Uno spettacolo. Fino adesso l'ho fatto metà in bicicletta zigzagando e metà spingendo, no? Metà a piedi con il walk. L'ultima volta, l'unica che vedo, perché ho intero il pulone piazzale. Ci voleva anche questa. Ha toccato il cambio, ma l'ho toccato senza volerlo. Non ci siamo ancora. Con un purgatorio qui. Eccolo lì. Stavolta ti ho visto e ti vedo. Se non crepo, vedo anche la fotografia davanti. Credo di essermela meritato con tutto il culo che mi sono fatto. E piantala lì. E ti metto a posto adesso. Si vede neanche la No, si vede un cazzo. Là sotto non so neanche più dove ero. Qui non è neanche l'Alpe Sette Fontane, perché è qua sotto, quindi da qui non c'è più niente. Okay. 17:39. Eccolo là, quello di Giovanni Paolo II. Ah, madonna. Uno dice, ti ho dato tanto per vedere questa roba qua. Ma il significato non è la costruzione in sé, il significato.
voglio appoggiarla contro la statua e vai. È stata dura, però c'è una testa di cazzo. Vediamo se si vede la croce del Mucrone. Sono una gran testa di cazzo. Guardate che panorama che c'è da qua. Guarda che roba. Guarda che roba. Una roba stupenda. San Giovanni Paolo II, pellegrino d'Europa il 16 luglio del 1989, provincia di Biella, Consociazione Amici Sentieri del Biellese, 15 luglio 2007. Preghiera, Beato Pier Giorgio, noi guardiamo a te e in te ammiriamo la saldezza della fede, l'anelito verso le vette, l'attenzione ai poveri, la testimonianza della gioia, l'affetto per la Vergine Maria. A te, giovane dalle 8 beatitudini, chiediamo lo slancio per vivere integralmente il Vangelo. Beato Pier Giorgio, prega per noi. Massimo Vescovo, Pier Giorgio Frassati, centenario della nascita 1901-2001. Credo che sia l'ultima volta nella mia vita che vedo la roba qua, da questa prospettiva qua, spettacolare, sono soddisfatto, lo sarò di più, se riesco ad arrivare a casa sano e salvo. Dobbiamo guardare bene dove mettiamo le ruote, non andiamo a beccarci dei buchi. No, però questo mi dispiace tanto, ma con quel tornante lì lo faccio a piedi, che fatico molto meno rispetto a prima quando sono venuto. Anche se la dovessi fare metà così fa nulla, l'importante è che il giro vada bene. Qui non so neanche dove è il sentiero, adesso proviamoci una parolona non molto significativo, ma siamo indietro, eccoli, andiamo alla merda, perché qui o vai deciso o al passo d'uomo ti rovesci. E noi mettiamo un po' di giudizio e scendiamo. Il colore da solo, perché non la conosco, non saprei, la vacca era proprio bianca da sola, non so dove cazzo si passa, però ecco che dico sempre, ottobre magari sentiero lo vedi, le pietre le vedi, ma di qui. Thank you.
calma, così va bene, così va bene, va bene. La Madonna, un vento della Madonna, qualche fermati, qualche piccolo giolli lo abbiamo già preso, fermati lì, adesso fino là dovrei riuscire ad andare. Là non ci sono, io muoio, dovrei sempre condizionare, perché qui a Cossese è esattamente facilissimo. Cerco di tagliare, non toccare tutti i petroli, ma poi non sai cosa c'è dopo. Non mi piace tanto qui, non mi ricordo più, forse vengo dopo. Vengo giù, allora possiamo farina. Bel passeggino, tosto tosto, eccolo che ti punti, perché vai troppo piano, ma d'altronde anche andare più forte, cazzi e mazzi. Omino ti saluto, qui va bene, qui è bello, qui ce la facciamo andare giù, che è bello, se andiamo dentro nel canalotto lì è meglio, qui è bello. Va bene, se lo prendo il termo, sì. Se non vedo una pietra che la punto, zumpete, zumpete, anche se sono messo bene sulla bici, e zumpete qua, qua. Non ci arrischiamo, passaggio troppo infestato questo. Ecco il buco qua, meno male che sono sceso, perché andavo a finire nel buco qua. Ripeto, ottobre, novembre, i buchi li vedi. Adesso qui non vedi un cacchio. Ah, se riuscissi ad andare là, là è fin dove sono andato ieri. Quindi ci metterei un cazzo a scendere. Ma dubito che da qua vado fino là senza scendere. Un po' nell'erba, ma anche nell'erba se io il brecio, eccolo, eh no al pelo qua, si è alzato un pelo dietro addirittura. No, è troppo scassato, profondo, rischioso. Da solo poi
ripeto, ottobre, vedi dove cacchio puoi andare fuori dal sentiero, ma adesso con l'erba alta non vedo niente, quindi quando non mi piace spero di riuscire a saltare giù. Ed evitare qualche rischio. Dritto per dritto, ma quello è il sentiero, no? Il sentiero non è dritto per dritto. Dritto per dritto, se becco il buco, ciao Gualtiero. È già passato uno prima di me, però se becco il buco, che sia passato anche lui, non me ne fotte una sera, eccolo qua. Ho beccato il sentiero. Di culo ho beccato il sentiero. Dritto per dritto è andata bene stavolta. E questo dovrebbe essere dove sono andato ieri. E lo devo solo passare questo mano a mano per forza. Perché è impestato. E dopo da qui forse fino sotto, ieri l'ho fatta e dovrei farcela anche oggi. Ecco, vedi qua c'è l'erba, non vedi, e sono cazzi, anche se le bici passano quasi su tutto, ma quasi. Eh sì, quello è quello di ieri. Li devo girare anche nella partenza, così ci devi dare dentro, perché se stai lì a dormire ti rovesci. Però poi qui se tocchi con i pedali sono cazzi e mazzi amari amari amari. Ecco qua, perfetto. Adesso qua scendiamo. Andiamo per forza e arriviamo sotto dove ho lasciato la bici ieri. Ma veramente qua potevo anche scendere, ma è meglio che faga nel naso. E già andrà ben fino a qui. Sì, questo è quello di ieri dove sono salito. Non si vede più dietro, pazienza, però l'abbiamo già visto di bello oggi. Porca vento, domani raffreddore, influenza, spero che ce l'avevo la bici ieri per sapere risalire. Forse sopra ancora addirittura, o no, non ero venuto fin qui. Io devo andare fino là, da dove sono arrivato, e poi vediamo. Ieri sono andato bene, però sono partito più sotto. Oggi vediamo. Sono partito più sotto, sì, perché avevo la bicicletta qui. Vabbè, appunto impestato l'ho passato benino. Ieri ero già qui. Vabbè, siamo andati bene fino a qui. Bravo Gualtiero, hai fatto una scarpinata della Madonna, ma come soddisfazione ne è valsa la pena. E anche se molli un po', molli nel senso di andare un po' più piano, facciamo l'altro che ieri non ho fatto, non mi sembrava che ci fossero
dei salti e non mi sembrava doveroso sempre il condizionale. Ci siamo incarnati di nuovo sull'altro, bene, bene. Ma è altrettanto ovvio che qui, come in tutte le cose, le biciclette qui, a impuntarti ci va niente. Fantastico però, fantastico. Allora, ho preso lo stesso di ieri e mi sto scassando, mentre se prendevo l'altro sull'erba era molto meglio, ma comunque i freni mi sembrano come ieri che diventano un po' lenti, però fantastico il cantare. Noi lo salutiamo. 2 giorni che abbiamo visto, noi adesso dobbiamo andare a prendere il buco di qua e voilà, e la missione sullo sterrato si completa sull'asfalto lì. Gran esperienza, gran faticaccia, ma ne valsa gran la pena. Fantastico, là dove fa così, dietro là c'è il poggio.